Buon pomeriggio, la puntata di oggi del ciclo educazione linguistica è dedicata all'ascolto intensivo. Allora, credo che capiti a molti, quelli che conoscono una o due lingue straniere, di poter parlare, di poter esprimersi e anche di farsi capire, anche senza i gesti tipici di noi italiani. Però qualche volta succede, credo, di non riuscire a capire la risposta, quindi non siamo capaci di ascoltare bene quello che ci viene detto da un nostro interlocutore straniero. E quindi parleremo di questo con i nostri ospiti, che sono dalla mia destra, la professoressa Carol Taylor Torsello, che è docente della Facoltà di Lingue per Interpreti e Traduttori dell'Università di Trieste, il professor Luigi Torchio, ispettore del Ministero della Pubblica Istruzione, e il professor Raffaele Sanzo, dell'Ufficio Studi del Ministero della Pubblica Istruzione. Allora, professor Torchio, immediatamente, questa introduzione che ho fatto su questa difficoltà, si riesce a parlare, l'altro capisce, ma poi dopo la risposta non la capiamo noi. Ma le difficoltà di capire, di entrare in interazione e quindi di ascoltare correttamente sono effettivamente molte, ci sono nella lingua materna, ma ci sono a maggior ragione nella lingua straniera. Perché ascolto mirato, perché ascolto intensivo? Se noi ci trovassimo in una situazione di immersione nella lingua, ovviamente tutto sarebbe molto più semplice, in quanto siamo continuamente bombardati da segnali acustici e non, che ci aiutano comunque a decodificare il messaggio che ci viene trasmesso. In una situazione scolastica, ovviamente il discorso si fa molto più complesso e quindi, non avendo tutte queste chiavi esterne che ci aiutano a interpretare, dobbiamo per forza mirare il nostro ascolto, e soprattutto l'insegnante deve mirare il proprio intervento affinché l'alunno possa cogliere l'essenziale dei messaggi che gli vengono trasmessi. Detto questo, una precisazione relativamente a questa serie di trasmissioni che sta andando in onda. Non vogliamo che qualcuno abbia il dubbio che intendiamo attraverso queste trasmissioni dividere troppo le abilità fra di loro. Le riteniamo integrate e vedremo di far emergere questo anche nel corso delle trasmissioni. Nel corso di questa trasmissione, questa prima trasmissione, vedremo degli interventi su questo tema con l'ausilio di strumenti diversi, umani, quindi l'insegnante che fa certe attività, audio, quindi l'uso di audiocassette, e poi anche un intervento con video. Il primo intervento che vedremo è una professoressa dell'IRSAE Friuli Venezia Giulia, la quale precisa alcuni aspetti teorici riguardanti l'ascolto intensivo. Bene, allora vediamo il filmato. Nella didattica dell'ascolto ci si rifà spesso a diverse modalità con cui nella realtà noi ci poniamo ad ascoltare. Ora con l'attenzione a tutti i dettagli, ora soltanto ad alcuni di essi, ora all'idea generale. Questa distinzione può essere utile non per un irrigidimento valutativo del grado di comprensione del bambino, ma come orientamento quando ci troviamo ad organizzare la situazione comunicativa e a formulare la consegna da dare al bambino per l'ascolto. Inoltre, sapere che neanche in madrelingua noi comprendiamo sempre tutto riduce quel timore molto diffuso che all'alunno non sfugga mai niente del testo. Il timore che porta alla tentazione di ricorrere sempre alla traduzione. Ma vediamo più da vicino l'attività di ascolto nei suoi momenti, nelle sue fasi principali. Io partirei da quella fase chiamata di riscaldamento, perché è volta ad attivare nel bambino le conoscenze che già possiede, sia a livello linguistico che più generale, di tipo esperienziale. Questo per sollecitare in lui delle attese nei confronti del testo, e quindi motivarlo all'ascolto e facilitargli anche la comprensione. Seguirebbe il momento del compito, che dovrebbe essere strutturato in modo tale da provocare una risposta comportamentale. Penso alla mimica, al disegno, alla rappresentazione e realizzazione di procedure. Quindi arriva il momento dell'ascolto vero e proprio. Ora è da evitare l'atteggiamento del tutto e subito.
E a tale proposito è da apprezzare chi fa risentire e ascoltare il testo più volte, spostando l'attenzione ora su un aspetto, ora su un altro. Questo per favorire una scoperta graduale del significato. Prendiamo un esempio. Se usiamo il video, possiamo partire dalle immagini, invitando gli alunni a anticipare in gruppo le battute o parte delle battute. Poi potremmo passare all'audio perché ognuno ritrovi qualcosa di proprio. E quindi potremmo proporre la preparazione della drammatizzazione dello sketch presentato e lasciare il telecomando a disposizione dei vari gruppi perché, a seconda delle proprie esigenze, ritornino sul testo di nuovo ad ascoltare. Naturalmente il livello del testo deve garantire gratificazioni. Un'ultima osservazione. Sarebbe opportuno che noi parlassimo, chiacchierassimo di queste stesse cose con i nostri bambini. Avremo almeno due ragioni. Una, potremmo ridurre quell'ansia che si presenta in alcuni di loro quando non sono abituati al nostro modo di lavorare. E poi daremo un contributo alla loro educazione cognitiva, cioè allo sviluppo delle abilità di studio che sarebbe bene iniziasse molto presto nell'arco scolastico. Bene, professor Sanzo, vogliamo commentare quanto ha detto la professoressa Di Lisio? Più che commentare, mi sembra che il testo, che le espressioni della collega siano state estremamente esaurienti. Direi che l'esempio che vedremo fra un momento è esemplificativo anche delle affermazioni che la Di Lisio ci ha appena proposte. Certamente, lo vedremo, l'ascolto è una abilità che va nel contesto, ovviamente, come precisava Toccio, che va studiata insieme alle altre e va dedicato anche molto tempo. Pensate al bambino, prima che riesca a dire qualcosa in lingua materna, ascolta per anni prima di poter parlare. Ora, l'esempio che vedremo fra un momento è un esempio tipico, naturalmente è stato preparato, nel senso che i bambini sono stati già preparati all'esercizio di ascolto. È comunicativo perché si mandano dei messaggi, c'è lingua autentica perché parla uno straniero, e un ascolto finalizzato di comprensione, cioè gli allievi devono capire, discriminare dei termini, comprenderli e fare insieme con la lingua. È un esercizio tipico che si colloca nella filosofia che la Di Lisio ci ha testimoniato un momento fa. Bene, e allora vediamo. Good morning, children. Good morning, teacher. How are you, Massimiliano? I'm fine, thank you. And you, Luca, how are you? I'm fine, thank you. I am fine, thank you. Okay, children. Today, let's start our English lesson with a listening game, okay? Okay, so we need two teams of four children. You are team two and you are team one, okay? Is it clear? Yes. Okay, now listen to me. Look at those tables, okay? There are some foods on the tables, okay? Yes. Pay attention. You listen to the cassette, there are some sentences. When you find the food word, you go to the table, take the food, and put the food on the basket. Okay? Yes. Is it clear? Okay. Yes. This basket is for team two. And this basket is for team one. Okay. Is it okay? Yes. Are you ready? Yes. So let's start, okay? Children, listen to me. It is red and it is round. It is a fruit. It is an apple. Apple. Good, Nicola. Okay. The second one. Give me some biscuits, please. Biscuits. Good, Massimiliano. Do you like potatoes or tomatoes? I like potatoes. Potatoes. Great, Luca. Team two, listen. It's tea time. Would you like a cup of tea? A tea? Yes, a tea. Got it. What happened? Team one is the winner. Okay, children, look at this basket. Okay, there are some foods, okay? What's this, Bruno? It's apple. It's apple. Is it an animal? No, it's a... Okay, what's this? It's fruit. Yes, it's a fruit.
And Nicola, what's this? It's a cup of tea. Do English love tea with milk or with lemon? With milk. Yes, with milk. Okay. What's this, Massimiliano? It's a biscuit. It's a biscuit. When do you eat biscuits? Generally for my breakfast. For your breakfast, okay. Okay, children. Let's start with another listening game, okay? Yeah. So, imagine here there is a big circle, okay? Yeah. You listen to the cassette and there are some sentences. If the sentence is true, you stand up, but if the sentence is false, you jump into the circle, okay? Yes. Yes, is it okay? Is it clear, Luca? Yes. Okay, good, let's start. The English flag, called the Union Jack, is red, blue, and orange. Davide, yes, Davide in the circle. Yes, Davide, look at the map. What color is the English flag? Blue? Yes. White? Yes. Red? Yes. Oh, no, not orange. Not orange, yes, okay. Stand up. Oh, sorry, sit down. Elizabeth II lives in Roma. Yes. Luca, where does the Queen live? In London. Where, Massimiliano, in London? In Buckingham Palace. Yes, in Buckingham Palace. Davide, who lives in Roma? President Scarpa. Yes, sit down, thank you. I go to school by train every day. Is it false? Yes, I go to school by bus. Yes, by bus and not by train. Okay. Professoressa Taylor, abbiamo appena sentito questi ragazzini, questo rapporto con questa insegnante molto brillante. Anche noi certe parole le abbiamo capite subito, le abbiamo afferrate subito. Infatti abbiamo visto che altre no, gli stessi ragazzini, no, si muovevano molto velocemente all'unisono su certe parole e altri invece avevano qualche problema. Sì, infatti non è sempre stato messo sufficientemente in luce che l'ascolto è un'abilità della comunicazione e direi che proprio per questo va trattato come un obiettivo e un'attività importantissimo nella fase iniziale dell'apprendimento, ma sempre tenendo presente che fa parte della comunicazione. A volte popolarmente diciamo che si pensa comunicare è parlare. No, comunicare è ascoltare quanto parlare. E qui vediamo, nel filmato abbiamo visto come già qui è stato contestualizzato l'ascolto in due modi veramente, perché in un caso è stato contestualizzato nella gestione della lezione, perché l'insegnante già gestendo la situazione della lezione parlava nella lingua straniera e quindi c'era un ascolto che era comunicazione, e poi in un gioco. Ecco, il vantaggio del gioco è che ci porta in un mondo di finzione, per cui non dobbiamo seguire tutte le stesse regole di credibilità per avere un linguaggio autentico di un altro tipo. E questo è un grande vantaggio con ragazzi della scuola elementare, ovviamente. Comunque, dobbiamo pensare che anche l'ascolto, come tutti gli aspetti della comunicazione, deve essere sviluppato. E quindi ci dobbiamo chiedere come si fa a promuovere questa abilità dell'ascolto. È già stato detto nell'intervento iniziale che creare delle attese è molto importante, perché certo che uno quando affronta una situazione non arriva per capire il messaggio pensando a tutti i possibili messaggi del mondo, ma già sa che i messaggi possibili in una situazione sono alcune. Quindi creare delle attese e sfruttarle, far leve sulle attese, esplicitarle attraverso diversi mezzi, e che vedremo anche rappresentate nei filmati che seguono. Bene, grazie. Quindi adesso vediamo il filmato. Ich habe die 20. Ich habe die 17. Ich habe den Bleistift. Ich habe das Heft.
Ich habe den Gummi. Ich habe die Kreide. Hast du den Bleistift? 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 Haha, hast du den Bleistift? 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 Nein, ich habe den Bleistift nicht. 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 Allora, adesso vi darò la gomma e voi la nascondete, va bene? Rossana, hast du den Gummi? Ja, ich habe den Gummi. Komm, Rossana. Ornella, hast du den Gummi? Ja, ich habe den Gummi. Michela, hast du den Gummi? Ja, ich habe den Gummi. Franz, ja? Hast du den Bleistift? Moment. Nein, den Bleistift. Nein, den Bleistift. Ach, ich habe den Bleistift nicht. Komm, Nikolaus, machst du Franz. Franz. Ja? Hast du den Spitzer? Nein, den Spitzer. Nein, den Spitzer. Nein, den Spitzer. Ah, ich habe den Spitzer nicht. Bene. Di nuovo lei, professor Taylor. Sì, dunque, anche qui abbiamo visto contestualizzazione in giochi e abbiamo visto anche come... Qui le abilità sono integrate, come anche nel caso dell'altro filmato, d'altronde, perché i bambini non solo ascoltano, ma a un certo punto parlano. Qui vediamo non un'interazione vero e proprio, però è un esercizio di portare da ciò che si è ascoltato a una produzione nel parlato. Qui abbiamo visto finora i mezzi per sviluppare l'ascolto, l'insegnante che parla, allievi che parlano anche loro e quindi diventano fonte dell'ascolto degli altri. Abbiamo sentito una cassetta audio nel primo filmato e questo è senz'altro un'importante fonte per l'ascolto e dopo vedremo anche un filmato in cui c'è il video. E questi sono tutti i mezzi che aiutano a portare all'ascolto con comprensione. Ma come possiamo sviluppare l'ascolto intensivo, intendendo sempre l'ascolto come comunicazione? Dunque, è importante portare all'ascolto globale di testi. Questo lo possiamo fare guidando l'ascolto. Possiamo, per esempio, preparare gli studenti con delle domande prima, delle cose o delle consegne che loro, quando ascoltano, dovranno poi mettere in atto. Bene, la ringrazio. Un altro filmato. Carefully. What does it say here? What do I need? Flour? I need flour. Sugar? Caram? Oh, I hate this job. Ah,
How do you do? I'm Korbeck. Well, how many people are speaking? No? Three people. And who are they? Catherine? The guard. The guard? And then? Mark? Korbeck. Korbeck? No? Thimble. Well, now watch and confirm. Now watch and listen to the video. I stop the film and I finish the sentence. If I say the right sentence, you show me the right card. Yes, with R. If I say the wrong sentence, you show me the W card. Yes, let's start. Okay. Oh, what does it say here? What do we need? Flour, I need flour. Sugar, currants. Oh, I hate this job. How are you? I'm Korbeck. Yes, it's wrong. Tell me the right sentence. How do you do? Right, very good. How do you do? I'm Korbeck. Eggs are butter. Oh dear, I need help. Here you are, Korbeck. He can help you. Be good, or you go back to prison. Right. Be good. Be good, yes. Professor Torchio, un commento a questo filmato? Ma credo sia un esempio molto convincente di quanto si possa fare oggi usando gli strumenti mediali e multimediali. Esattamente come convincente mi pare l'esempio successivo, dove passiamo per così dire da unità più minime a livello lessicale, come abbiamo visto in apertura di trasmissione, a esempi più ampi in cui vengono combinati, esempio, micro lessicali, microtestuali e macrotestuali. Una cosa molto importante dell'esempio successivo mi pare i processi di subvocalizzazione che vengono attivati attraverso esercizi come questi da parte dell'insegnante. Bene, vediamo il filmato allora. Well, this time I'll tell you the story of this man. He's very, very nice. Oh yes, he's very, very nice, isn't he? Well, look, this is a poster. And this is a brush. Che mestiere fa quest'uomo, secondo voi? Attaccamanifesti. Well done. Un attaccamanifesti. In English, a bill poster. A bill poster. And have a look at these pictures, please. This is a bucket. With glue. Glue. This is glue. This is a stick. But this is some glue. Well, and look here. This is the brush. The brush, a big brush. It's a very big brush. And this is the bicycle. Well done. This is the big poster's bicycle. Well, and now let's start. Adesso io vi racconto la storia. Questa volta però voi dovrete mimare i gesti, ok? Cercate di capire un poco dalla musica cosa succede a questo attacca manifesti un po' sbadato, ok? So, let's start. It's a lovely day, sun shines, the bill poster goes to work. L'attacca manifesti va al lavoro. So, he gets on his bicycle and starts. To the left,
all right. Wow. So he gets off the bicycle, takes the bucket with the glue, stop. Take the brush and starts to glue up and down, up and down, up and down. Up, up, up. Ma le mani gli restano appiccicate sul manifesto. Non riesce più a staccarle via. He can't take them off. And he pulls, and he pulls, and he pulls. Oh dear, how terrible. Per staccare le mani, strappa il manifesto. He throws it away, take another poster, and start to glue. Again, he's very angry. Up and down, up and down, up and down. Left, right. Left, right, up, up, stop, up. Oh, good, it's finished. So he gets on his bicycle and goes away. He's happy. To the left, to the right. Wow, si gira per guardare il manifesto per l'ultima volta, he turns back. Oh no, oh dear, the poster is upside down. Oh dear, he's very, very angry now. So, he gets off the bicycle, takes the bucket, takes another poster, and begins to glue. He's very, very angry. Professor Sanzo, up and down, siamo alla fine, più down che up naturalmente, una battuta finale. Telegraficamente abbiamo visto che gli allievi si preparano all'ascolto, l'ultimo esempio abbiamo visto come si costruisce l'ascolto e per concludere bisogna studiare l'ascolto, gli allievi devono sapere sempre che cosa ascoltano, perché lo ascoltano e con quale obiettivo ascoltano. Perfetto, grazie ai nostri ospiti, al professor Torchio, al professor Sanzo e alla professoressa Carol Taylor Torsello. Grazie.